Siamo a Milano e sono venuta senza mutande. In mezzo ai palazzi, con gli sci, tu vedi della neve? Vedi della neve? Assolutamente no. Ho comprato gli sci nuovi e ho deciso di distruggere nel modo più strano possibile i miei vecchi sci. Per questo oggi, ragazzi, siamo venuti proprio in centro a Milano e l'obiettivo è vedere quanto resistono gli sci senza neve. Ciao, sono zio Pier e questo è Take 4 di Shiva, ragazzi. Andiamo! Senti quanto fa male. Oggi si scia. Vedo. C'è un botto di neve oggi. Male. Oh, mi provate a spingere? Ho già sentito Paki, più tardi mi sa che ci tira col collo. Opa! Questo si chiama Urban Ski a Milano, ragazzi. Milano Cortina 2023. Minchia, sembra già alto da qua a farlo. Minchia, secondo me vengo giù forte. Un po' d'ansietta ce l'ho perché non so, secondo me vanno giù forte. Vanno, puttana, se vanno giù forte. Equiparabile alla neve. Non capisco perché le piste da sci non le fanno di gradini e non di neve. Primo test fatto. Adesso dobbiamo trovare una scalinata un po' più lunga. Di qua la biglietteria? Sì, più o meno. È sulla sinistra. Ok, grazie. Scalinata verso l'infinito. Mi scusi? No, telecamera. Cosa ne pensi di questa nuova proposta di ski a Milano? Certo, guarda che una volta c'era la... Ora vi racconterò una storia. Montagnette di San Siro. Allora, io ho una fotografia. Si sciava, avevo messo la neve. Fotografia, ti sto parlando di mia nipote. Che ho... E dietro c'era Tomba, che era alle prime armi e aveva fatto la discesa. Abbiamo l'approvazione da lei, quindi? Ma certo, bravo. Tu cosa fai parte? Assessore allo sport, lui. Futuro o già in essere? Già in essere. Già in essere. Sì, sì. Chiaramente. Cosa ne pensa? Ci siete contenti voi? Precipiti te giù con le scale. No. Cioè, rovini un po' gli sci, ma dettagli. Poi. Ecco che sì, anche l'erba, gli dai una sfalciatina. Di brucio estremo. Nuovi la lamina, diciamo che magari un pochino si rovina, però devo dire che quando ho preso il ritmo grab se andavi pure. Paki, tira fuori il quad un po' di momenti più là. Mi ha detto di scaldare il quad perché la macchina non va. Vabbè, andiamo col quad. Ha detto che il Guinness World Record di sci trainato sull'asfalto è di 50-60 all'ora. Quad arriva fino a 130. Porca puttana.
raggiunto? 80. 70. Ok, ci stiamo. Occhio che lo sbando. Meno male che ho nevicato oggi. Non riesco a stare dietro. Ma che cazzo, ma è la cosa più divertente che abbiamo fatto su YouTube, penso. È nazissimo, ma è la cosa più divertente del mondo, raga. Sempre senza protezioni bisogna fare. Ho paura a toccare le lamine. Vuoi toccarle? No, io sto a posto così. Ah, vediamo cosa succede al guanto. Però odorino c'è. Ma io direi che, ma in realtà sono abbastanza messi bene. No dai, cioè, domani le vigne le ho scusate. Ho tutte queste avanti indietro a quasi 100 all'ora, raga. Per favore, qualcuno può cercare se qual è il vero record di velocità sull'asfalto? Asfalto, non neve, ghiaccio, asfalto. Bella la vita. My life be like. Giunto quel momento, ragazzi. Tutti dubitavate dopo che avete visto il video sul roll-in del park. Ma ci siamo. Oggi è il momento che vedrete come va a finire quella scena che abbiamo registrato. Boom, raga, io vado. Ci si tessera qua? Prego. Prima il tesseramento, ragazzi, poi si può andare in film. L'abbiamo lasciato per ultima questa cosa, perché è la cosa più nazi che dobbiamo fare in questo video, credo. L'idea è venuta da me, però dopo che è uscito quel video la gente mi ha detto: ma lo fai veramente? Come per dire, sei scemo? Vuoi biasimarli? C'è un piccolo problema. Quello che mi inquieta non è in sé la discesa in legno, ma il raccordo, ragazzi, completamente in terra. E la terra, secondo me, sotto gli sci, non so, ho come l'idea che funzioni un po' da colla. La mia paura è scivolare, arrivare giù forte, però quando tocchi la terra, papam, facciata qua per terra. Non è che posso partire tipo da lì. Lo faccio a salire, papam, dire qua. Per evitare di morire, iniziamo un po' a abituarci col terreno del Monza Pizza e sperimentare come, papam, lavorano questi sci qua. Andiamo, 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 andiamo. Siccome non vogliamo morire male sulla terra, la prima cosa proveremo a scendere a questo piccolo pendio di 3 metri. Io sto indietro col peso, così. Vabbè. Vabbè, scivola comunque sulla terra, non è che blocca. Bro, le mie aspettative sono passate tipo da qua a qua. Però l'unica cosa, sai cosa ti dico? Perché è un po' è fangosino il terreno. Sì. Là invece è duro, con secco. Molto compatto, secco. Eventualmente, dopo che sei morto la prima volta, possiamo bagnarlo. Ok. Secondo step. Quasi quasi mi faccio due carvate sul mulch. Madonna, pazzesco! Se avessimo troppo mulch sopra, basterebbe scendere a spazzaneve e lo spargi perfetto. Madonna, pazzesco, che metodo incredibile. Come ti vengono queste geniali idee? Secondo test, saliamo di un metrello forse di altezza. Erba sintetica. Tanto qui proprio cancelletto, guarda. Tutte vittorie in carriera. Come detto, come solo lei sa fare le sue linee, nessun'altra ci riesce. Vediamola oggi. Piccola intraversata. Oh! E cade. Fammi un po' di fondo. Fammi un po' di fondo. Fammi un po' di fondo, per piacere. Vai fondo. Uso le pelli per salire. Vai, usa le pelli. Scivola. Vabbè, che scivola è ottimo. Oh, vedi, bro. Che stiloso. Il fenomeno dell'anno. C'è 180. Parksies. Oh yeah. Un po' di flex, un po' di park flex. Oh yeah. Oh, oh, goddamn. Due manual, please. Oh, no sbatte. Oh, oh yeah. Comunque il suo tesseramento non vale. Vero? No, sono andato a chiedere in direzione. Devo uscire. Si può, cioè, posso sciare? No. Via, fuori. Ma no, telecamere, no. No. Ora però. Ripeto, c'è il tipo della sicurezza dietro. No, che cazzo fa? L'unica cosa che però in realtà ci manca effettivamente da provare, cioè il materiale su cui non abbiamo ancora sciato, è proprio il legno. Ultima prova per sicurezza. Andiamo. Attenzione,
Ah, tra l'altro piccolo easter egg gigante. Sono ancora qui. Se lasciate un po' di like, magari portiamo il video che avevamo promesso. Con le pigiama mio su Rolling grosso. Tino, rompi tutto, no? Andiamo. Bro, sull'asse con gli scarponi. L'idea era appoggiare i pannelli sulla discesa e vedere come reagiscono gli sci. Però non stanno su, cioè bisogna avvitarli, non ce l'abbiamo fatta. Poi è andato un percorso ostacoli, devo passarci sopra. Cioè, ma ti giuro, sembra che hai fatto apposta a metterti in difficoltà. Oh, scivola, il legno. Ultimo check. Fammi sentire Ian cosa dice. Salve. Buongiorno, signor Ian Rocca. Un'informazione molto molto da skier. Scendere dal Rolin nuovo in legno, quello alto, con gli sci. Tu come la vedi? Cosa c'è in fondo? Raccordo in terra battuta. Ma sì, dai. Ah, vedi, io la pensavo anch'io come te. Diciamo che non sarà la cosa più scivolosa della terra, però dai. Secondo me sei pronto, bello tonico di gamba. Tonico, ho fatto un riscaldamento adesso di quelli pazzeschi, sono caldo. Grazie mille. Ma comunque mi raccomando, l'aspetto per il video che avevano detto che dobbiamo sciare quest'estate sulla neve, sull'erba. Sì, assolutamente. Ho uno skier professionista che mi dice si può fare. Ci hai fermato il park, figa. Let's go. No, scherzavo, non lo faccio. Let's go. Tutte le male bocche mi dicevano. E basta con queste male bocche. Sì, erano tanti quelli, tutti questi qua. Ma no, guarda, ammazzi. Se avete altre idee fatevele voi a casa. Siccome io in un video avevo detto che volevo sciare proprio d'estate in pista da sci con Ian, l'estate che arriva, ragazzi, prendiamo sti cazzo di sci e andiamo a sciare d'estate sui trail da bici.